fatto un bellissimo cortometraggio anni 40. Forza Iene, Filippo, devo fermare un attimo pure io, devo fare un'intervista. L'intervista è quella per me, andate, devi accettare. Certo, allora, ma com'è? Che ha fatto? Ma è una vecchia storia che riguarda lui e la mamma di Valeria Marini. Ah, che è successo? Gianni. Perché io non ne sono a conoscenza. È una vicenda un po' complessa. Anni fa, due o tre anni fa, Valeria Marini gli ha presentato questo signore, che è un produttore cinematografico, presentato alla mamma. Si sono messi d'accordo per un investimento in criptovalute. In buona sostanza, lui le ha chiesto 330.000 euro da investire in criptovalute, lei gliel'ha dati, avendo fiducia di questo signore, comunque un produttore. Peccato che questi soldi, dopo che lui le aveva promesso grandi introiti, grandi guadagni, sono totalmente scomparsi. Cioè, in pratica, questi soldi si sono dissolti nel nulla. La signora Gianna l'ha denunciato ed è stato rinviato a processo per truffa aggravata. Adesso ci sarà la prima udienza a gennaio. Valeria Marini ci ha chiamato a noi della Iene per trattare l'argomento dal punto di vista giornalistico e quindi per incontrarlo e fargli domande e chiedergli spiegazioni su quello che è avvenuto. E lui non ha risposto. E lui, diciamo, non risponde mai. La prima volta è scappato proprio, stavolta non ha risposto neanche alla domanda che abbiamo posto. Ora a questo punto aspettiamo la giustizia e aspettiamo la sentenza. Allora, complimenti perché sei un po' come me, un video reporter d'assalto. D'assalto, piacere. Io sono il prote Fernando. Dove si vedrà questa canale cosa? Canale Fernando Mariani di YouTube. Va bene. Dove ci sono tantissimi video, per la maggior parte interviste o incontri con personaggi più o meno famosi e quindi anche con te. Bene, lo vedrò con grande interesse e curiosità. Ok, piacere. Ciao.